Stasera al PAN per un'intervista che chiude una giornata di impegno, una giornata dove si è raccontato tutto ciò che può occorrere, con testimonianze vere di chi ha subito violenza, di chi cerca di contrastarla. Con Gianette Regassani, presidente dell'AMI, e il codice vigente, codice rosso, scritto a più mani con Valerio De Gioia e con la partecipazione di Maurizio De Giovanni e Adriana Pannitteri. Ovviamente qualsiasi altra cosa io abbia dimenticato, dilla tu, ma soprattutto facciamo capire l'importanza di eventi come questo, dove non c'è soltanto la formazione, ma c'è qualcosa di molto più profondo. C'è soprattutto il tentativo di cambiare la cultura italiana, perché abbiamo abrogato dal codice penale il delitto d'onore, ma non dalla cultura di molti uomini. C'è il tentativo di spiegare che appunto non basta soltanto il codice penale, ma ci vuole una scuola diversa, ci vuole una cultura sociale diversa, soprattutto evitare che ci siano soltanto decreti, leggi o nuove leggi a costo zero, senza aiutare poi le forze dell'ordine, i centri antiviolenza, i magistrati a fronteggiare la vera emergenza nazionale, perché la famiglia italiana, nella sua fase patologica, sta vivendo un momento di dramma. Non è più l'isola felice, ma uccide più della mafia, e questo è un fatto che deve farci pensare moltissimo. Questo convegno è stato straordinario, perché Napoli come sempre è un po' la fucina delle grandi idee, e per noi la AMI Napoli è la sezione pilota, e con Maurizio De Giovanni e Valentina De Giovanni il successo è sicuro, ma con tutta la sezione napoletana, i vari professionisti che si sono qui alternati nelle relazioni, devo dire che ne esco arricchito. Il 29 e 30 novembre a Roma parleremo dei reati in rete, anche del grooming, del revenge porn, questi reati orrendi che avvengono in rete, per parlare appunto di soluzioni per risolvere problemi appunto fino adesso irrisolti, e poi parleremo di deontologia professionale, come abbiamo fatto stasera, e spieghiamo che le donne devono denunciare, non devono avere paura, devono lottare per tutelare i propri diritti, ma anche lo Stato deve tutelarle dopo le querele, perché fare una querela senza poi una tutela significa che quella querela diventa una condanna a morte, e questo non è tollerabile. Avvocato Gassani, in un incontro, veramente più incontri, ci sono state delle testimonianze vere di chi ha vissuto sulla propria pelle, mamme che hanno perso le figlie per mano di uomini che sono dei semplici assassini. Io non credo in queste follie o raptus. Quanto forte è stato ascoltarle? È stato molto molto forte ed emozionante. Abbiamo sentito la signora Cantona, abbiamo sentito Antonella Formicola. Ecco, l'AMI, oltre alla sua vocazione multidisciplinare, regala emozioni, regala storie, racconti. Vogliamo che gli avvocati finiscano di parlare in avvocatese o stiano sempre nei loro castelli dorati, comincino a interagire con la gente, con le storie vere, comincino a stare nei quartieri tra la gente, a raccogliere firme, a spiegare alle persone quali sono i loro diritti e non stare soltanto nei propri ovattà di studi legali. L'AMI è soprattutto questa, un'associazione gentile e operaia. Allora, qui dal PAN con Gianette Regassani e con il prossimo appuntamento a Roma, l'abbiamo detto. Sì, 29 e 30 novembre alla residenza di Ripetta parleremo delle connessioni in rete, quindi connessioni pericolose. Quindi da una web TV vi consigliamo di seguirlo, e per chi giornalisticamente può esserci sicuramente servirà. Grazie infinite. Grazie a lei.